direttore sportivo del Pescara Bocchetti. Allora, Bocchetti, uno scontro diretto, una sconfitta che davvero può essere una mazzata questa. Per gli altri è una mazzata. Noi dobbiamo essere arrabbiati perché la squadra, nonostante in via numerica, ha giocato, ha rischiato di vincerla più di una volta. L'abbiamo ribaltata, siamo stati poco fortunati nell'episodio dei due gol, però la squadra è viva, ha creato per cercare di vincere la partita. A volte bisogna anche capire che quando in 10 uomini mancano veramente pochissimi minuti, cercare comunque di tenere un po' più palla e cercare di fare altre cose, però cambia, sì, perché un punto era importante, però sarebbe stato molto utile. Molto utile, però non cambia niente, perché noi dobbiamo guardare sempre qualcosa che abbiamo fatto di buono. Dobbiamo continuare ad essere così, a stare bene in campo e cercare comunque di evitare degli errori. Bisogna essere un po' più cattivi. Resta il fatto che, come a Lignano contro il Pordenone, avete lasciato nel primo tempo troppo il pallino in mano al gioco dell'Ascoli. Non so se ho visto male io. Sì, ci può stare, è normale che potevamo fare molto, molto meglio, però diciamo che era una partita molto sentita. I primi minuti sono stati un po' contratti e c'è stato poco da entrambi le parti, tranne qualche punizione di troppo che abbiamo fatto al limite del rigore a favore loro, però onestamente c'è stato poco. Poi in 10 la squadra, secondo me, ha reagito bene e siamo andati pure in vantaggio e dovevamo gestire meglio la situazione. Posso fare una domanda, Paolo? Vuole gestire meglio la situazione? Sì, adesso una domanda, sì, da studio gliela riferisco io al direttore, sì. Intanto saluto Antonio Bocchetti, sono sempre qui insomma in studio con Fabio Massimo Ferraresi, che mi supporta come ogni post partita. Allora, la mia è una perplessità in realtà, volevo chiedere a Antonio, perché oggi male la fase di non possesso, stranamente, perché sotto il profilo dell'ordine tattico il Pescara non aveva mai tradito sotto la nuova gestione. Parlo del primo tempo, fino all'espulsione di Scognamiglio. L'Ascoli è stato sempre in superiorità, soprattutto a metà campo. Ecco, Massimo da studio chiede, soprattutto nella fase di non possesso nel primo tempo, nella prima mezz'ora, il Pescara è stato un po' troppo disordinato, una cosa che con Grassadonia in genere non abbiamo mai visto. Ma poco, perché sono andati veramente poco al tiro loro. Pescara non aveva tirato mai in porta. Entrambi non abbiamo fatto quasi niente il primo tempo, tranne il gol e il pareggio. È stata una partita molto equilibrata, molto sentita. Era anche normale che fosse così, anche dopo la partita che abbiamo fatto comunque a Pordenone. Quindi le due squadre avevano giocato già 3 giorni prima. È normale che i ritmi non erano molto, molto alti. Il secondo tempo, ecco, cosa è cambiato? Non male che con un uomo in meno abbiamo cercato comunque di pressarli nella nostra metà campo e cercare di partire in contropiede. Penso che comunque siamo riusciti, anzi abbiamo rischiato forse qualcosa alla fine, ma onestamente non posso dire niente, perché i ragazzi hanno dato tanto questa partita qua e purtroppo qualche episodio ci è venuto a sfavore. Bocchetti, conoscere in anticipo i risultati delle altre partite non cambia niente, può aver condizionato un pochettino il gioco? Assolutamente no, è una partita sentita, perché prima cosa era diciamo un derby e ci tenevano un po' tutti e soprattutto la posta in palio era molto alta e abbiamo cercato di vincere questa partita, non ci siamo accontentati e purtroppo poi il risultato ci dà sfavorevoli. Ora come ci si rialza? È una bella mazzata, perché è normale che poi perdere sta partita è una bella mazzata, però ci dobbiamo rialzare per forza. C'è l'ultima domanda da studio, Bocchetti. Ecco, io volevo fare una domanda ad Antonio. Tecnicamente non è stato un errore accettare l'uno contro uno con i giocatori dell'Ascoli? Giocatori dell'Ascoli che sembravano andasse a una doppia velocità, non è stato un errore accettare l'uno contro uno, chiede Massimo? No. No, no, assolutamente no, perché poi i gol non sono stati, tranne il primo che onestamente abbiamo sbagliato noi nel raddoppio, però gli altri due gol sono stati due cross, con squadra schierata, quindi non c'è stato questo
cambio di passe, non mi ricordo un giocatore nostro. Ma allora che cosa non è andato a Bocchetti, perché altrimenti si danno degli alibi ai giocatori? Che cosa non è andato questa sera? Non è andato che noi dovevamo essere molto più diligenti in fase difensiva, quando perdi un uomo nell'area di rigore non male che qualcuno ha sbagliato. E quindi quello che però abbiamo detto, scusa veloce. Paolo, è quello io che abbiamo detto, quello su cross, non su contropiede. Quindi al di là della velocità di chi, hanno fatto un colpo di testa e una palla dietro che ha tirato di piatto, non è che hanno superato l'uomo in contropiede o in velocità, siamo stati poco attenti in area di rigore, quello sì, abbiamo sbagliato la marcatura, abbiamo sbagliato una diagonale, abbiamo sbagliato non marcare a uomo Bajic, che era un attaccante che si è staccato dai difensori e non siamo andati a uomo. Cioè, secondo, scusa Paolo una domanda proprio... Un errore alla squadra. Sì. Cioè, non ha fatto fatica. Domanda da studio. Sì. Non ha fatto fatica, secondo Bocchetti, la squadra a mantenere oggi le distanze tra i reparti? Le distanze tra i reparti, non ha fatto fatica la squadra a mantenerli? Noi parliamo del secondo tempo, no. Forse no, il primo tempo, dico il primo, 11, se no è chiaro. Sì, siamo stati un po' troppo lunghi. Però al di là di questo, ho detto, non abbiamo perso per le distanze, noi abbiamo perso su una rimessa laterale che ha fatto gol Bidawi, ha superato due giocatori in velocità e due cross. Non è che abbiamo sbagliato perché ci sono state delle distanze, si sono infilate con i centrocampisti. Abbiamo fatto degli errori di valutazione e soprattutto degli errori di marcatura. Ultimissima da parte mia, sì. Guai a mollare, ci sono ancora tanti punti almeno per raggiungere la zona playout. Noi siamo guai a mollare, chi ho detto è stata una bella mazzata, ma chi se non si rialza sta a casa, questo è poco ma sicuro. Ha detto qualcosa negli spogliatoi il mister dopo le partite è giusto che non dica niente. La squadra ha giocato, la squadra si è impegnata, la squadra ha lottato fino alla fine. È normale che poi, perdendo una marcatura in aria, abbiamo perso la partita. Però il mister, dopo le partite, cerca comunque di non parlare.